Mettete le mani sotto le natiche, ok? Tenete sollevate le spalle e flettete le gambe, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Recupero. 3, 2, 1, ricominciamo. Scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. E tiriti su, recupero. 3, 2, 1, continuiamo. Scendiamo giù. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. E su. Fantastici ragazzi, ci siamo quasi. 3, 2, 1, ricominciamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate. Perciò 1, 2 e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena e controllo. Ok, ancora 45 secondi, continua. Vai, vai e controllo. Guarda l'ombelico, ok, guardate il vostro ombelico, trattenendo sempre l'addome, ok, ancora 30 secondi, continuiamo, vai, controllo, addominali tesi, e tesi, vai, vai, ancora 20 secondi più o meno, continuiamo, se ti dà fastidio il collo potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe, ok, ancora, trattengo, ancora 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Altro esercizio, incrocia una gamba sopra l'altra, ok? E solleva l'altra gamba a squadra a 90 gradi. E chiudiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mantieniti in centro, tieni la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, di nuovo in chiusura, 8, scusate, mi sposto poco poco perché c'è un sasso sotto la schiena, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattieni in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mantenete la posizione, 8, 7, 6, 5, 4, 3 e cambio lato. Ok, cambio la gamba, solleva sempre nel modo uguale e continuiamo. 8, 7, 6, 5, tiri sulle fianche, 3, 2, in centro trattengo, spalle e fianchi proprio chiusi, ok? Ancora, 4, 3, 2, di nuovo andiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in centro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, trattengo in mezzo, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Andiamo sul prossimo esercizio. Appoggiatevi su un gluteo, proprio sulla parte del gluteo, stendete le gambe e andiamo in diagonale, ok? Teniamo la posizione più possibile. Ok, continuate, tenete la posizione. Potete sollevare e scendere volendo, ok? Su e giù, ok? Piccole, piccole contrazioni. Io amo tantissimo l'isometria, perché penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo, mantenendo l'eleganza, ok? L'eleganza dei muscoli, tenendoli belli lunghi, ok?
Ancora 5 secondi, siamo a 30 secondi di quasi isometria, perché se sono in movimento. Però adesso piccola torsione. Ok, adesso diventa difficile, adesso diventa un bel allenamento e continuiamo. Ci mancano ancora 15 secondi, poi passeremo dall'altra parte. Ricordate che potete, ok, interrompere quando volete, ma ributtatevi nella mischia appena che potete, ok? Questa è la cosa importante. Recuperi, sì, relax, ma non utilizzate i recuperi come scusa di non fare più niente, ok? Cambiamo dall'altra parte. Saluto sulla parte più cicciottosa del gluteo, incrocio le gambe, ok? Tengo la posizione e qui possiamo fare piccoli micro assestamenti giù e su, ok? Un'isometria, decidi tu dove ti senti meglio sulla schiena, ok? Questi sono movimenti che ci devi crescere, ok? Quando io ti faccio il minuto di un movimento, perché se tu sei a livello del mio video, vuol dire che non serve questo video. Così, allenandovi con me, ok? E siamo a 30 secondi. Scatto finale. Piccoli movimenti, addominali tesi, grandi sorrisi, ok? L'addome, se si allena tutti i giorni, ti darà grandi soddisfazioni, te la posso garantire. Sono le ultime 12 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio di oggi. Ci mancano ancora 7 secondi, continuate, vai vai vai, ci siamo. 4 e 3 e 2 e stop. Eccellente, e andiamo subito sul prossimo esercizio. Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti, ok? Continuate a tenere questa posizione, andiamo avanti per 30 secondi, ok? Continuate, ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli addominali belli tesi, 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 ok? Ci siamo, saranno l'ultima 5, 4, 3, 2, 1 e relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Questa è una plancia un po' diversa, che ci solleviamo, ok? E tratteniamo la posizione. Semplicemente tratteniamo la posizione, ok? Addominali tesi, ci aiuta anche con la schiena, con la parte posteriore della gamba. Tratteniamo la posizione. Chiedo a mio marito di aiutarmi a capire quanti secondi abbiamo. Mi dà ancora 40 secondi, per favore, trattiene addominali, perché non posso guardare il mio orologio in questa posizione. Spalle indietro, addominali tesi, trattenete tutto, perché esercizi in isometria sono meravigliosi. Alleno un po' tutto, tutto il sistema, continuate, continuate. Marito, quanti secondi? Quanti? Ah, mancano 15 secondi, mi dice. Ok, dietro la telecamera si sta allenando anche lui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio.